Nel 1972 Edward Lorenz, riferendosi ai fenomeni meteorologici, si domandò: può il battito d'ali di una farfalla in Brasile provocare un uragano in Texas? La frase sintetizza efficacemente la natura complessa dei fenomeni naturali che evolvono secondo leggi non lineari. La comunità scientifica ha confermato tale ipotesi, elaborando le teorie della complessità. La natura ha inviato diversi messaggi che confermano la teoria. Ultimo messaggio è quello del coronavirus. Il volo di un pipistrello in Cina può generare una pandemia mondiale. Un'ipotesi che si fa strada nel mondo scientifico è che ci sia una relazione tra pandemie e inquinamento ambientale. Quando si potrà considerare superata la fase acuta dell'emergenza sanitaria, si dovrà aprire il capitolo ambientale. Salute e ambiente sono beni comuni da governare con una strategia sistemica, non con provvedimenti estemporanei o emergenziali. Una caratteristica importante di un sistema aperto è quello di registrare costantemente gli impulsi della realtà esterna. Ciò lo rende capace di rispondere a stimoli non previsti, come ad esempio una improvvisa pandemia. Se umilmente ci rimettiamo agli insegnamenti della natura, scopriamo che agisce secondo leggi non lineari, di autoregolazione. Scambia informazioni continue con l'ambiente, genera azioni e reazioni che consentono di elaborare forme di adattamento dinamico. Il feedback è la caratteristica principale dei sistemi aperti. Circolarità delle informazioni e scambio continuo tra le parti innestano un processo dinamico interattivo nel quale la somma delle parti dà un valore maggiore del valore che si ottiene dalla somma delle parti prese singolarmente, cioè la totalità influenza le parti del sistema. Un esempio di facile comprensione è il calcio totale applicato per la prima volta dagli olandesi del compianto Cruyff. Il valore della squadra è superiore alla somma delle qualità dei singoli giocatori. Sanità e ambiente quindi dovranno essere governati da un sistema aperto, che non risponderà solo alla somma dei singoli bisogni dei cittadini, ma avrà una capacità d'azione più ampia e profonda, in quanto totalità, e come tale sarà considerato un bene comune inalienabile. Limitando la riflessione ai temi ambientali, un efficace motto è pensa globale, agisci locale. Pensare globale perché il riscaldamento della Terra compromette la possibilità di vivere sul nostro pianeta. Agire locale perché tutti dovremmo sentirci impegnati a modificare radicalmente gli stili di vita e costruire comunità resilienti che realizzano un'economia circolare. L'azione dei giovani di Friday for Future è concentrata sul riscaldamento climatico. Hanno esercitato pressioni sulle autorità politiche con scarsi risultati, come denunciato da Greta Thunberg nella recente conferenza COP25 organizzata a Madrid dalle Nazioni Unite. Penso che abbiamo ottenuto molto, dice. Abbiamo sensibilizzato l'opinione pubblica e questo è un grande passo nella giusta direzione. Ma l'unica cosa che vogliamo vedere è l'azione reale e quella non sta accadendo. Dobbiamo procedere nella giusta direzione, così non è abbastanza. Le conferenze internazionali sul clima si susseguono da anni. Dal Trattato di Kyoto stipulato nel 1997 all'Accordo di Parigi del 2015, ma gli impegni presi sono stati in gran parte disattesi. Le autorità politiche dovranno prendere drastici provvedimenti di riconversione ecologica. Ma si dovrà generare una capillare diffusione di azioni locali che coinvolgano ogni singolo cittadino nel cambiamento degli stili di vita. Un programma internazionale di azioni locali fu lanciato a livello mondiale dalla prima conferenza dei capi di Stato su ambiente e sviluppo a Rio de Janeiro nel 92, che avviò l'Agenda 21, un documento programmatico sottoscritto da oltre 170 paesi. L'Agenda 21, agenda del XXI secolo, è incardinata sul capitolo 28, che assegna un ruolo decisivo alle amministrazioni locali, che
che si impegnano a dialogare con i cittadini, le organizzazioni locali e le imprese private e adottare una propria Agenda 21 locale. A seguito della conferenza di Rio, 400 comuni europei sottoscrissero la Carta di Aalborg nel 1994 e a livello nazionale si costituì un coordinamento delle Agende 21, ma il programma non ha visto sostanziali sviluppi. Dalla conferenza di Rio de Janeiro ad oggi sono passati 30 anni che hanno aggravato le condizioni ambientali, 30 anni di buone intenzioni naufragate nel nulla. Emblematico il caso del Comune di Roma, che aderì alla Carta di Aalborg e incaricò due strutture di predisporre il programma. Da un lato il Dipartimento Ambiente, che ebbe il compito con Ecomed e Ambiente Italia di redigere un piano d'azione ambientale, e l'USPEL, Ufficio Speciale Partecipazione e Laboratori di Quartiere, di coordinare un forum cittadino al quale affidare il compito di rivedere e integrare il piano stesso. Il piano d'azione ambientale mette a fuoco 7 aree tematiche: biodiversità, mobilità e qualità dell'aria e rumore, gestione delle acque, gestione dei rifiuti, politica energetica, riqualificazione dell'ambiente urbano, difesa e valorizzazione dell'eredità storica. Il piano fu preso in esame dal forum, composto di 71 persone, in rappresentanza di associazioni di cittadini, ordini professionali, imprese, sindacati, aziende, università, enti pubblici e dipartimenti comunali, sia in forma plenaria che diviso per le 7 aree tematiche. Nell'avvio del forum fu sperimentato per la prima volta un metodo collaudato di partecipazione, sul quale si sarebbero formati decine di facilitatori selezionati tra tecnici e amministrativi del Comune di Roma, che furono poi impegnati nei laboratori e nei contratti di quartiere. Il lavoro del forum è contenuto nel documento conclusivo della consultazione. Il lavoro dei gruppi si sviluppò per tutto l'arco del 1999 con 30 riunioni tra plenarie e gruppi tematici e coinvolse altre 60 persone convocate dal forum per informazioni. Sul sito dell'USPEL, parzialmente conservato da Archive Wayback Machine, è consultabile il piano rivisto dal forum in forma di schede sintetiche per ognuno dei 7 temi. Le schede sono organizzate come piano d'azione, obiettivi generali, obiettivi prioritari, linee di intervento, completate da indicatori di sostenibilità. Ma tutto il lavoro degli esperti e dei partecipanti al forum è stato vanificato nel 2002. Benché approvato all'unanimità dal Consiglio Comunale, il piano d'azione ambientale fu messo nel cassetto dalla Giunta e mai più ripreso da nessuna delle giunte che si sono succedute fino ad oggi. Il forum avrebbe potuto essere un'istituzione civica di educazione ambientale, in grado di rendere partecipi i cittadini di un monitoraggio ambientale tramite indicatori di facile comprensione, che avrebbero potuto influire sul cambiamento dei comportamenti individuali, che è la cosa più difficile da realizzare. I partecipanti al forum avrebbero potuto sottoscrivere impegni per conto dei gruppi e delle istituzioni che rappresentavano. Qualcosa di ciò che era inserito nel piano è stato realizzato, ma si tratta di poche iniziative che hanno l'impronta dell'emergenza, non inserite in un programma di sistema. Alla ricerca del tempo perduto. Forse è il caso di togliere la polvere all'Agenda 21, per avere alcune tracce da seguire nelle azioni locali. Si potrebbe aggiornare l'agenda con il contributo di esperti e con il ripristino di un forum dedicato, ricostruire un quadro organico di azioni integrate superando la rigida divisione per competenze che assilla la pubblica amministrazione. Un impegno delle amministrazioni locali in questa direzione ridarebbe vitalità all'ancora attivo ma debole coordinamento nazionale dell'Agenda 21. I giovani di Friday for Future, profondamente scossi come tutti dalla pandemia, potrebbero essere tra i primi ad aggiornare l'Agenda 21, elaborare un piano di concrete azioni locali e individuare alcuni indicatori che possano diventare di diffuso dominio pubblico,
fare di alcune scuole dei centri di educazione ambientale. Per creare un sistema di resilienza ambientale si dovrà fare in modo che nessun cittadino sia estraneo alla costruzione del sistema stesso. Le misure strutturali necessarie dovranno contenere alcune parole chiave del sistema aperto: interazione, partecipazione, informazione circolare, interdisciplinarietà, integrazione, auto-organizzazione. Adottare un approccio sistemico per costruire comunità resilienti.